cazzo vuoi? Che 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 cazzo vuoi? Sto vedendo la reazione di Vlahovic. Che cazzo vuoi? Lo sai che vuoi? Roba inaccettabile che ho visto. Si rispettano i tifosi, chi va allo stadio e in trasferta. Ennesimo pareggio vergognoso è stato. E i tifosi pure bestemmiano, sì sì. Avete sentito bene? Avete sentito bene? La contestazione dei tifosi della Juventus alla squadra. Purtroppo è stato un ennesimo pareggio inutile. Juventus-Venezia, un altro pareggio è stato, 2-2. Ancora una volta in extremis, uguale a quella contro il Bologna è stato. Che queste sono partite da vincere. E ai calciatori manca la fame di vincere. Manca la voglia di vincere. Brutta, brutta partita anche questa è stata. Un'altra partita c'è stata. Abbiamo vinto contro il Manchester City, la squadra più forte del mondo. Ogni partita è a sé, questo lo sappiamo tutti. Ma contro l'ultimo in classifica che è il Venezia, ma che scherziamo veramente? Ma siamo la Juventus. Cioè, i tifosi fanno bene a dire tirate fuori i coglioni, ma gli 11 coglioni sono i calciatori. Che gli manca la fame di vincere in campionato. Poi parliamo dei gol allora. Il gol di Gatti. Bel gol sul calcio d'angolo. Sulla spizzata di Thuram è stato 1-0. Le occasioni le ha avute pure il Venezia. Hanno preso addirittura una traversa. Da fuori area. Era finito il primo tempo 1-0. Giocando un primo tempo così così, e nel secondo tempo lo stava pure approcciando bene la Juventus. Poi il 2-0 annullato di Yıldız sul calcio d'angolo, e che ha preso forse di braccio Yıldız, e gli hanno annullato il gol. Al possibile 2-0 all'1-1, su quel colpo di testa non so come si chiama, guarda. Su quel colpo di testa di un calciatore del Venezia, che ha saltato più in alto di tutti, ha fatto 1-1. Poi non parliamo dell'1-2 che è un cross in mezzo, poi spizzata di testa, gol dell'1-2. E il Venezia non vinceva contro la Juve nel 93-94. Allora sarebbe stato meglio perderla, ecco cosa. L'imbattibilità sta facendo più male, ecco cosa. Poi nei minuti finali parliamo. Il calcio di rigore parliamo. Preso di mano, rigore nettissimo. Se giù ha detto che rigore è rigore, punto. Segna il 2-2, Vlahovic è stato freddissimo dal dischetto. Purtroppo questa è stata un ennesimo pareggio inutile. E si allontana di più in classifica. E poi nella partita finale che ho visto che i tifosi hanno contestato giustamente i giocatori che non hanno la fama di vincere, non hanno voglia di vincere questi giocatori, che si devono dare una cacchio di svegliata. Da oggi è stato un ennesimo pareggio vergognoso.
Un ennesimo pareggio vergognoso. Ci avete rotto i coglioni. Dico solo questo. È da un mese che si vedono queste partite in campionato. È da un mese. Non andare in Champions l'anno prossimo? Per me non cambia niente. Per me non cambia niente. Ma neanche tanto nessuna italiana vincerà la Champions. Tanto questa è la realtà dei fatti. Dico solo questo. Vabbè raga, la Juventus siamo solo noi, sempre noi solo. Solo noi tifosi, amiamo la Juventus. E amen. Nella vita, i giocatori e gli allenatori vanno e vengono. Mentre quello che resta è solo la maglia. Poi Vlahovic che ha reagito male forse con i tifosi della curva. È una maniera inaccettabile. I tifosi si rispettano. E basta. Detto questo ragazzi, chiudo. Chiudo perché è stata una roba davvero da vomito. Spero che il mio video vi sia piaciuto, lasciate un like, commentate e iscrivetevi al canale. Ci vediamo molto presto per i miei prossimi video. E sempre e comunque, fino alla fine, forza Juventus!